Provi di Alessandro, la fortezza di Pirro, no, neanche quella, non i trionfi di Mario, non le laute mense di Lucullo, non i magni fatti di Scipione, non le vittorie di Cesare. Perché di simil fatti, le storie ne danno chi legge piena contezza, racconterò piuttosto. Di quelli fatti che successero nella regione di Alimonde sulli colli, ora si ben spuntati da essere la piana della Diaz. Vi dirò con lingua chiara e semplice dei regali onesti ammaestramenti militari degli imperiani in truglio e berretto e del decurione teso. E di come i nemici del buon sapere, comunisti, che vi hanno portato a diversa forma degli accadimenti per maltesa malizia, accanimento carnovalesco e retto mantenimento dello Stato, quei nemici stessi, munisti, con astuzie, motti, sentenze, arguzie, proverbi e stratagemme sottilissime e ingegnose da far trasecolare, quelli munisti provino, sfidando i buoni auspici, a scrivervi il rovescio del vero. Tutto inizia col ritrovamento di questo manoscritto di 500 anni fa, che voi direte che c'entra poco un cazzo con quello di cui dobbiamo parlare noi. Tant'è, ma questo noi vi dovevamo. Perché il nostro manoscritto infatti parla di una battaglia che è successa a Genova, ma ben 500 anni fa. Giusto, esatto, appunto. E niente a che vedere questo nostro manoscritto con degli eventi che sono successi poi 500 anni dopo. Tant'è che anche i nomi che compaiono nella nostra storia sono totalmente diversi da quelli del nostro presente. Lei è della Digo? Sì. Allora, metta verbale e prenda appunti. Le spiego. Ad esempio, il comandante Truglio, o tantomeno il tenente Cappello, o capitano Cappello, qualcosa del genere, comunque sempre copricapo rimane, in cui non sono assolutamente riportati, tant'è che al posto di Truglio si chiama ad esempio un decurione in Truglio, e al posto di Cappello si nomina un certo Berretto, quindi come si vede la differenza è evidente. Oppure tantomeno il colonnello Leso, grande comandante delle operazioni di Piazza Limonda nel 2001, qui assolutamente non viene nominato, viene nominato sì un certo Teso, ma la consonante è già diversa. Ma soprattutto il nostro amato presidente del Consiglio di quel tempo, il cavaliere Silvio Berlusconi, qui non viene nominato. Qui infatti c'è un re, e questo potrebbe non sembrare tanto diverso, ma non si chiama Berlusconi, si chiama invece Re Babuino, Berlusconi Babuino. La dissonanza è evidente. Quindi vi presentiamo il nostro manoscritto dopo un difficilissimo lavoro di collazione filologico al fine di fare in modo che il testo vi fosse più comprensibile. Tant'è che il testo che noi avevamo in mano invece era un testo cinquecentesco. Abbiamo però voluto mantenere intatti invece i dialoghi, perché non ci si accusi di fare revisionismo storico o peggio di essere dei Bertoldi o dei Giullari. Quindi quelli vi appariranno nella lingua tipica di quegli anni. Perché come diceva qualcuno, c'è una storia giusta e c'è una storia sbagliata. E noi qui, stasera, se ne racconta una a caso. Tacca la banda! Ore 7:17, 7:17 sulla clessidra in unghie di fuoco del decurione teso. Non un ruvido granello di più, risuonò il corno della donata. Dell'impavido cornatore, tutto il campo alle 7:17 risvegliarsi di corsa come con uno starnuto. Tutti in schiera sbadigliata ma di localizzazione prettamente matematica davanti alla santa bandiera sull'attenti. Come sostenuti da un marionetto bastoncino in inferiore pertugio. Non prima però di aver recuperato ognuno il proprio armamentario nel senso vetusto e ormai superato di armamento, nell'ordine di pergamene precompilate di mandato d'arresto, da crocettare sul reato prescelto già firmate, già timbrate, già fisciate, manganelli di panna, pistolette d'acqua da comita dell'arte, fionde di zucchero di canna, tetti di cioccolata, un caricatore di legittime difese.
Il decurione teso, che a dispetto del nome per scherzo della lingua non era decimale del centurione, bensì di grado infinitamente superiore e assolutamente tranquillo, salì sul monte Tabor, detto Golgota, già a campo d'addestramento di brillanti operazioni di pace e di crociate, e prese il suo amplofono costituito con militare ingegno e consistente nel sottoposto Marcolfo che ripeteva ai soldati nella piana le parole pronunciate dal teso stesso, ma un volume infinitamente più grande. Allora, Marcolfo, sta attento, che adesso alterite, squappisi pronti. Pronti? No, pronti, squappisi pronti. Adesso, assunto? Sta buono. Sta attento. Tento, Marcolfo, tento, Tento, che gara già il caffè infredito stamattina in della mesa degli ufficiali mi si dà impricata la canaia. Allora, adesso alteripeti e te fai l'amplofono, va bene? Allora, adesso alteripeti, squappisi pronti. Scusa. Ti! No, ti, ti, no, ti, ladatrio, ti, 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 con tutti gli occhi visi, guarda là che ti dormi, Ma cosa che è, ti dormi, che vuoi un miraculamento perché sti tenti? Allora, chi c'ha il Dio che venga a farti il padre, figli, fratelli, spirito del cusin santi perché sti tenti? Forza! Forza! Se può, forza, le misura che al parlo al te visi, forza! Sintesi. Sintesi del tuo cervello che ti strappo come le budelle della gallina, sintesi. Sta buono. Sta attento. Tento, Marcolfo, tento. Allora, adesso pensi chi? Ti fai l'amplofono e te ripeti. La sintesi te la tengo dietro, fratello, te la mangi stasera. Te ripeti senza fantasia, senza sintesi, senza intelligenza. Va bene? Allora, adesso al te dici che stiamo pronti, che stiamo pronti che domani arriva stimolista. Con tutto lo scapuzzo nero, con tutti i descarbonassi, con stannaia, con tal briganto dal Guevara. Stimolisti con tutte le armi più trocudenti, più pericolose che è. Ah, che armo? Al te domande o al te ripeti, te sei un pappagallo o un poliziotto? Arca che armi, tutte le armi più pericolose e strofudente che è, stimolisti. Fionde? No, molto più pericolose. Bombe? Bombe. Pistole? Pistole no, i monisti no, non usano pistole. E che armi? E che è? Allora, innanzitutto che gli immunisti le è pericoloso, poi gli intanti immunisti le disancarrebbe a buino che le è pericoloso. E poi che ha tutta sta cattiveria che le è pericolosa anche a lei, poi che ha tutte queste bandiere della pace, no? Calzura i galatuaie della pace, ma sotto la galatuaie della pace che ha tutto sto bastone impuntito, che c'ha poi gli omenetti e anche tutto truco dentro, che si intanto tutto in spiedisse gli omenetti con tutte le budelle come un peterone. E poi questo giornale, no? Calpare il giornale, calpare il Vangelo, ma dentro che tutte queste parole, le trucudate, catapatude, rivoluzioni, e che dice di compare, di strasare, il re, i poliziotti, i ministri, i fratelli, i putelli. Eh? I putelli, i fioli. Fioli, ma bambini. I soldati. Ah. E poi anche che ha tutti sti oci, sti monisti, che affera che pare tutti gli oci, che calpare i chierichetti. Ma da trio dei quei oci che tutta la cattiveria, tutto bello sul telasso. Arca che ha, giornale e bandiera. Alle bandiere, te sei un giudice o un poliziotto, Marcolfo? Sta buono. Sta attento. No, no. Tento, Marcolfo. Tento a ripeti. Allora, domani arrivano i munisti. Sono tanti, sono armati di bandiere e di giornali. Bisogna cagarsi addosso. Adesso arrivano le vecchie, le suore, ci fanno gli sgambetti. Ehi, caldito. Ripetito. Ripetito. Pronti? Russo. Pericoloso. Pronti? Pronto. Pronto. A mille mesora che sono pronto, sono nato pronto, sono tal capo, te mi dici pronto? A ripeto. A ripeto, sta attento. Tento, Marcolfo, tento. Allora, adesso al viso, che proviamo un attimo la canzone, quella da marcia, quella della carica, quella bella. Quella che la mi piace tanto, quella che è tutta cattiva, che tutte che si strefinse, che sempre dare, che i comunisti, che senti, che dici, che si strappa i capelli, che scappa nelle vie. Ah, che... Pronto? Ripeto. Allora, adesso dobbiamo intonare quella canzoncina, quella che gli piace tanto a lui. Quella che parla dei bambini scemi dell'asilo, che non fanno niente. Che non... Cattivi, cattivi, cattivi. Cattivi. Ripetivo. Demo. Demo. Demo al diso mio. Te sei un musicante che ti dici in demo? Ripeto, sta attento. Sta buono. Attento, Marcolfo. Attento. Allora, cosa manca? Al parte il fumo. Arriva i monisti. 1, 2, 3. Ho visto una mattina, mentre andavo a manifestare, ho puntato il celerino e la guardia comunale. Sono tutti agenti e stanno sempre intorno a me,
Ieri non ci badavo, non so proprio perché. Vivai e gentili, trovi ovunque va. Vivai e gentili, simpatici più che mai. Se più gente guardasse agli agenti con favore, avremo meno agenti difficili e più agenti di cuore. Avremo meno agenti difficili e più agenti di cuore. Avremo meno agenti difficili e più agenti di cuore. Che soddisfazione, eh? Paura, eh? Tanto. Continuò teso lo spiego particolato della tattica del giorno successivo, spiegando attentamente il funzionamento delle armi con gesti fermi e militari. Poi passarono alla parte fisica, l'undo tre stelle, il calciopalla e il celai. Il fruscio neuronico del campo fu bloccato dal suono della campana della mensa e dei pranzi serviti. Qualcuno sparò in aria solo per legittima difesa, ma i più capirono si misero sotto la tavola pronti a mangiare. Sulle rive del vicino rivo stavano accampate un uno o due, poco distante un gallo, forse due, immergeva i piedi audacemente nella fresca corrente. Si stagliavano all'orizzonte le sagome sfatte di qualche diritto romano, gran saraceno e ignoto vandalo. Gli unni cucinavano bistecche alla tartare, i gauloisi fumavano gitan, i franchi suonavano lire, i romani disegnavano greche, i saracineschi chiudevano persiane e i normanni bevevano calvados. La sera, calato il sole dietro al dancing ufficiali, il decurione teso al solito solitamente tranquillo, con le sue babbucce a forma di topo e il identico spazzolino d'ordinanza, riunì sotto la sua tenda, sempre capace di... Quante meraviglie, quante belle articoli di scambio, quante belle figlie da sposare, quante belle valvole, pistoni, fegati, polmoni, quante belle biglie rotolare, quante belle trigliere giù nel mar, riunì! In silenzio assente lo stato segreto con gomma di struzza a cancellare i poverosi fascicoli degli atti giudiziari a venire. Riunì! Non lo stuolo dei meravigliosamente sincroni, eroi da Colosseo della mattina stessa, bensì la sintesi, non nell'accezione bertoldina del Marcol Pamplofono, bensì nelle figure di magnitudini plenitaria degli imperiani in truglio e berretto, al fine di consentire la fluidità della manovra antianarchica e monista del giorno successivo. Prese questa volta come amplitudine del cono non più il Marcolfo, processato e condannato immediatamente nel pomeriggio per presunta vicinanza politica al bar della stazione e dannato per resto del servizio a compilare pergamene di furti presunti ad opera di ignoti vandali di monocicli, bicicli, tricicli, fine dei cacili. E sì, prese cacasetta, ma troppo non solo, ma tanto non vente quanto figlio dell'amico del nipote sul lattaio del ministro della guerra del regno, per cui abile e arruolato. Peso cominciò a spiegare la tattica per il giorno successivo contro i monisti, le sue bandiere e il loro prete. Loro, in truglio e berretto, erano il fiore sul cappello che noi portiamo, non solo per la loro fortezza fisicale da bronzi di Versace, per il loro sorriso fluorino e la loro prontezza subitanea e paracula, bensì per la loro preceduta missione di pace per le piane del regno e soprattutto per le popolazioni da liberare, in particolar modo per il loro amore per le donne oppresse. Liberate sì, non con militare ingegno, ma con loro in pudiconcino, tant'è che i monisti chiamavano questo stupro, ma loro si limitavano a trascrivere come rendere libera e detenuta la popolazione. Teso, al solito assolutamente tranquillo, cominciò quindi a spiegare la tattica del giorno successivo. La tattica era semplice. Lui, in truglio, si sarebbe tenuto verso la spianata di Tolemaide, con la sua macchinetta con diapositivo rullo e all'interno con le clic delle foto di immagini brigatistiche compromettenti di Gallia. Il suo macchinoso e futurista con ingegno si sarebbe tenuto girato verso la spianata di Tolemaide, finché non fosse sopraggiunto all'interno della foto nel canocchio la clic di prezzemolo in grappa all'elefante. Solo allora avrebbe circonciso, circoscritto, circunnavigando la debenatura sfazzolatesca del miracoloso corteo dei monisti, avrebbe lanciato l'orda dei suoi decimali lungamente maestrati al canto zulù della danza cinghialesca. Tutti insieme, tranne uno, in chiaplanica, sinomato per la sua dolorosa, apprente e triste fine, che la sua localizzazione di qualche metro più indietro gli avrebbe potuto procurare. Allora, stai capito, intruglio, forza, dai! Ah, calma, adesso sto sempre con questa storia dell'elefante.
elefante rosa. Ancora questa storia dell'elefante rosa? Ma no, è possibile! Non si può andare avanti così, no? Allora, che guerre che mi domanda da fare la democrazia? Da questa cosa non capisco che guerre con la democrazia, non è possibile. E poi se chiede soldati così, no, non si può andare avanti così. È come menar per 3D un toro aspettando che venga fuori là. Forza, bella vita, frateso! Zitto, cacasendo. Se si sordo fa anche il muto, si fermo fa andare. Ma le sorde risponde, non capisco. Arrivò poi l'elaborato disegno militare invece per il prode Berretto che era di stazionare nei pressi della stazione lui e il suo valente battaglione, già pronto, già predisposto con il suo cume felino, presto, lesto, disposto, Francesco, spiritoso, alto, azzurro, bianco, nero, fresco, flusso, lapide, lepido, brioso, che era di stazionare nei pressi della stazione lui e il suo valente battaglione per controllare che tutti i passeggeri scendenti del treno avessero del treno obliterato il biglietto. Missione difficile. Un terzo, di cui purtroppo la storia e il nostro manoscritto non ci riporta il nome, fu invece ordinato di comprare del cotto unetto e dello zola e una bombarola possibilmente già armata per lanciare il cotto e lo zola durante la battaglia ai soldati per infarcire i panini e la bombarola già armata possibilmente da lanciare dentro il corteo dei munisti o dimenticarsi per caso dentro qualche scuola per infarcire futuri verbali ed apocrifa memoria. E concluse, soddisfatto, ma al solito solitamente tranquillo teso. Allora, capito? Intruglio? Capito? Niente, ancora l'elefante rosa. Berretto, quello là, capito? Quello là, si sa neanche come si chiama. Vabbè. Allora, fermo così, ta! Par domani, quando arriva i munisti. Andè, lo te, fase, forza! Nel dubbio, spari. Qualcuno non comprese, ma i più capirono e fecero quella faccia imparata di chi aveva capito. E la battaglia fu pronta. Processo fu bello, oh, com'era bello, tenuto dentro la stanza più bella del palazzo ducale, già di per sé bellissimo, quella con gli arazzi tutti perfettamente arazzati, con i lampadari diamanticamente ornati a forma di carciofo, che avevi paura che se avessero starnutito sarebbero probabilmente caduti e usciti dall'altra parte del mondo, tanto erano ora ufficialmente appesantiti, ma snelli, per carità, di quella snellezza tipica delle cose semplici. E poi c'erano le porte, quelle porte che c'era tutta una vita dentro, giù nelle piane, si diceva che le avessero scolpite a mano addirittura gli angeli, giocando ad uncinetto con gli alberi del palazzo. E dietro a quelle porte erano tutti pronti, sorridenti, colorati, disposti, come la coda di un pavone, tutto perfettamente disposto, più o meno come camera tua. Qualche minuto prima di sfidare a subbuto il più forte del rione. Più o meno una cosa così. Tutto perfettamente disposto. L'ordine dei palchettisti ci aveva messo 144 ore a progettare la disposizione del tribunale durante il processo. Sopra i sopri, sotto i sotti, di mezzo i processanti e i processati, più in disparte scostatamente sulla destra gli invitati, più in disparte scostatamente sulla sinistra i testimoni, dall'alto la stampa. Appena sopra i piccioni per evidenti motivi di gravità. E fuori da quelle porte che c'era tutta una vita dentro, un ciondolo di persone, un filo di bocche all'orecchio del vicino, scarpe, braccia, facce. Sembrava che tutto il mondo fosse andato in vacanza per essere lì. Scarpe, braccia, facce. In giro non si sentiva niente, non c'era il rumore di un colpo di martello, non c'era nemmeno una zuppa sopra un fuoco. Tutti, ma proprio tutti, lì, scarpe, braccia, facce. E fuori da quelle porte, che c'era tutta una vita dentro, non usciva niente, era dentro del resto la vita, lo dicevano i Benigni.
non si sentiva un trillo, uno striscio di tacco. Eppure il ciondolo di persone, con attaccato in fondo il paese più vicino, trasmetteva informazioni. Bocca, orecchi, bocca, orecchi, bocca, orecchi. Adesso il sorriso e il respiro asmatico di un serpente spiaggiato, spiaggiato con la testa proprio appoggiata a quella porta che c'era tutta una vita dentro e non usciva niente, perché era dentro, del resto la vita, lo dicevano anche i maligni. E la coda che finiva proprio in mezzo alla piazza del paese. Qualcuno provò a dire che era terribile un processo con così tanto silenzio intorno e che forse non c'era nessuno dietro quella porta. E subito l'informazione partì. Bocca, orecchio, scarpe, braccia, facce. Che si dice? Che si sente? No, niente, è iniziato l'interrogatorio! Scarpe, braccia, facce, bocca, orecchio. E che si dice? E che si sente? È un pendolo con le squame. Che si dice? Che si sente? No, che non ha sparato lui! Ciondole, serpente, scarpe, braccia, facce, che non voleva sparare a lui! Bocca, orecchio, e che si dice? E che si sente? No, che ha sparato, sì, è vero, che ha sparato un colpo, ma non voleva colpire lui. E intanto giù lo spasmo sui gomiti del serpente, che ha sparato due colpi, ma di colpo, per rispondere improvvisamente al colpo. E poi giù, tra i polsi del serpente, scarpe, braccia, facce, bocca, orecchio. E poi che si dice? Che si sente? Che dei giovani l'hanno colpito, un giovane, che gli hanno sparato. E si sapeva che sarebbe andata a finire così, e scende lo spasmo tra le punte delle dita delle mani del serpente, bocca, orecchio, scarpe, braccia, facce, che si dice? E quindi che si dice? Che si sente? Che dei giovani l'hanno colpito, spagnoli, dei giovani spagnoli per difendersi l'hanno colpito. Scarpe, braccia, facce, bocca, orecchio, scarpe, braccia, facce, dei giovani hanno colpito uno spagnolo. E poi? E quindi scende intanto tra la schiena del serpente, e poi che si dice? Che si sente? Scarpe, braccia, facce, che dei giovani l'hanno colpito, e quindi ma c'è qualcuno dietro quella porta, dentro! E intanto scende tra il ventre del serpente, scarpe, braccia, facce, bocca, orecchio, scarpe, braccia, facce, che si dice? E che si sente? Un sasso spagnolo, arca di spagnoli, ma si sapeva che sarebbe finito così, allora! E intanto giù vuole svegliare le ginocchia del serpente, un giovane, l'ha visto, un giovane ha sparato in aria un colpo per difendersi, che è rimbalzato sopra un altro colpo, sopra un altro giovane, e poi ha parlato in spagnolo con i suoi bravi persone, scarpe, braccia, facce, bocca, orecchio, scarpe, braccia, facce. E intanto scende sulle caviglie del serpente, e quindi che si dice, che si sente? Dei giovani soldati spagnoli li hanno visti, hanno sparato un colpo, ci deve essere anche una foto, e poi il colpo è rimbalzato sopra un altro giovane soldato e l'hanno preso di colpo e l'hanno lasciato morire così, sopra un altro colpo, scarpe, braccia, facce, ma c'è qualcuno, ma siamo sicuri che c'è qualcuno dietro quella porta? E intanto su, lo spasmo sulle caviglie del serpente, bocca, orecchio, scarpe, braccia, facce, si è difeso, si è sentito bene. Difeso sì, si è difeso, si è sentito chiaro, si è sentito bene, scarpe, braccia, facce, bocca, orecchio. Difeso, si è sentito bene. Scarpe, braccia, facce, bocca, orecchio, scarpe, braccia, facce. Non è successo niente. Non è successo niente. Buco del culo del serpente. Tutti si smontano. Il ciondolo si slega. Il serpente si rimette le braghe e tornano tutti a casa. Ricominciano, lontano, i colpi di martello, l'odore cipolloso e carotoso e le zuppe sui fuochi. Fine delle vacanze. Qualcuno provò a dire che era terribile un processo con così tanto silenzio intorno e che adesso ce ne erano due di vite dietro quella porta. Il re ricominciò la sua partita a Subbuteo. La quaresima scacciò il carnevale, gli unni cucinavano bistecca alla tartare, i gauloisi fumavano gitan, i franchi suonavano lire, i romani disegnavano greci, i saracineschi chiudevano persiane e i normanni bevevano calvados. Thank you.
manoscritto del 500 e tanto li dovevamo. E se qualcuno, tacca la manda intanto, e se qualcuno ci vede delle assonanze con quello che è successo 500 anni dopo a Genova, noi sinceramente non sappiamo cosa farne. Però se proprio volete un'idea su quello che è successo nell'episodio di Carlo Giuliani, vi dirò la mia. Perché probabilmente Carlo Giuliani è morto perché ha cominciato a sporgersi un po' troppo al finestrino del Defender ed è scivolato giù. Come nel 69 successe per l'anarchico Pinelli nella questura di Milano. Oppure perché voleva pagare un giovane per ottenere una prestazione sessuale come Pasolini. Oppure per un cedimento strutturale come nell'80 ci disse Cossiga che successe dell'aereo di Ustica. Oppure per lo scoppio di una caldaia come a Bologna nel 69. O di morte naturale come Papa Luciani. O per un raffreddore. Oppure è morto perché l'hanno impiccato sotto un ponte a Londra come Calvi. O forse è morto perché si è suicidato, sì, come Peppino Impastato. Oppure sarà morto perché probabilmente il colpo del nostro inchiaplanica ha cominciato a colpire prima l'estintore, poi è rimbalzato sopra il caffè di un altro pericoloso anarchico comunista che stava lì di fianco, poi deve essere rimbalzato sul bordo del marciapiede, deve aver preso la gomma del Defender, poi la scarpa del nostro Carlo Giuliani, poi gli è rimbalzato sul cappello, cappello, scarpa, palo, gol! Più o meno come la commissione Warren decise che fece il proiettile che uccise Kennedy. Oppure è morto in un incidente aereo, come è successo a Mattei, l'ex dirigente dell'ENI. Ma non è importante e non bisogna prendersela troppo. Perché, come diceva Bertoldo, il mondo è fatto a scarpette. Però c'è chi le cava e c'è chi le mette. Questa qua, voi della Digos, non mettetela a verbale, tanto non la capireste. Balbettavo e poi pensavo, sto perdendo l'occasione di avere un'intervista proprio a Porta a Porta. Cosa dirò, come farò?